Abitare a Piacenza da 25 anni ma avere comunque il mare dentro. Il medico geriatra Roberto Altavilla, originario di Brindisi, è salpato dal porto di Augusta per imbarcarsi sulla nave corvetta Sfinge della Marina Militare, impegnata nel pattugliamento del Mar Mediterraneo e nell'emergenza migranti. Per il riservista cinquantenne è la seconda missione in forza alla Marina. La prima era stata nell'agosto del 2011, 25 giorni di navigazione a bordo della Chimera. Mi hanno richiamato perché è necessario rinforzare il cordone sanitario, vista la massa di migranti che purtroppo arriva sulle coste italiane. Saranno 26 giorni di impegnativi, però lo spirito è alto e speriamo vada tutto bene. È la sua seconda missione, ci può raccontare qualcosa invece della prima esperienza? Beh, la prima esperienza fu nel 2011 durante il conflitto con la Libia. Lì c'era molta più tensione a bordo della nave, eravamo anche lì di pattugliamento tra la Libia e l'isola di Pantelleria. E migranti ne incontrammo pochi, è stata un'esperienza significativa, mi ha anche segnato dal punto di vista umano, perché insomma, vivere su una nave da guerra per un mese circa, insomma, è un'esperienza importante dove bisogna mettere a disposizione delle risorse proprie e anche appoggiarsi anche al resto dell'equipaggio. Sulla nave all'inizio i primi giorni furono impegnativi, la sensazione di abbandonare la terraferma per tanti giorni in una nave come quella, in una corvetta corazzata con cannoni, armi, eccetera, è stata. Poi dopo invece si è sviluppata una piccola comunità dove i rapporti umani sono quelli più importanti anche in ambito militare. Partiamo dal principio, com'è nata la decisione di diventare riservista e qual è stato il percorso di formazione? Quando la Marina mise fuori il bando per riservisti della Marina, mandai subito il mio curriculum e fui immediatamente selezionato a Roma e poi inviato a Livorno per un corso di formazione. Poi lì ci fecero giurare e ci dissero che saremmo stati a disposizione della Marina in caso di bisogno. Il futuro del medico riservista è ancora tutto da scrivere, ma non è escluso la possibilità di partire alla volta di altre missioni in mare.